collezioni, la storia, l'identità. Lì, per esempio, giocare su incroci inaspettati, recuperare un libro dimenticato, un editore di nicchia, capito? Giocarla su questo, e cioè far capire che una biblioteca per vivere non deve necessariamente diventare come una libreria appiattita a un livello di consumo basso, capito? Anche quello, perché anche di questo parlavamo un po', la biblioteca deve essere neutra, quindi rivolgersi a tutti, far capire la ricchezza della propria identità. E si percepisce da lì, perché lo spazio di entrata è quello, è il primo colpo d'occhio. Quindi uno, questa identità, per non in modo olistico, ma dovrebbe cominciare a percepirla, la ricchezza, partendo proprio dallo spazio di entrata, che in genere, questo è ciò che in genere non si fa. Lo fanno un po' di più i musei, le biblioteche in genere non lo fanno. Infatti nelle biblioteche vostre spagnole abbiamo notato che quasi sempre c'è una bacheca in cui si mettono fogliettini. Un goccio. Quello sulla sinistra, che è un... E poi dopo un manifesto, capito? Lì invece è un campo molto libero in cui uno può mostrare, far vedere, costruire, provare, vedere se va, valutare, vedere se funziona, cambiare e così via. Estos corchos, estos con noticias, los hemos visto también en los mercados, Infatti è en el uguale a mercado quello che c'è Lisboa, en nella el biblioteca. mercado Barceló, y resultaban incluso más dinámicos que en la propia. Eran los mismos en È el mercado uguale, infatti Barceló, en questo è la buffo, biblioteca, capite? y en el mercado parecía mucho más dinámico ese corcho que en la propia biblioteca que estaba enfrente, Non ce justo. la fa, capito? Uno mette due oggetti uguali, disegnati dallo stesso architetto, con lo stesso stile, però uno è il mercato ricco, dinamico, brioso, capite? L'altro è uno spazio asettico, silenzio, cioè non può funzionare, ma di nuovo... Ciò non vuol dire che non debba esserci silenzio, va legittimato anche lo studio. Devo pensarci prima: un'area per lo studio, un'area per la relazione sociale, un'area per vedere audiovisivi e così via. Questo, secondo me, cioè, il segreto, però, sì, non c'è un dover essere, capito? Uno ha una guida, fai così. Questa è una linea che a me non piace molto, quella degli standard, come IFLA, no? IFLA produce standard, si fa così, non funziona in quel modo, cioè funziona un po' per la catalogazione, i metadati, lì ci sono standard, ma qui non ci può essere uno standard, fai così in modo prescrittivo, capisce? Lì bisogna trovare un equilibrio, che è quello che ho provato a dirvi, che cambia di volta in volta e matura con la sensibilità, con l'esperienza, con le letture, con l'approfondimento, esaminando attentamente casi, però senza neppure dipendere dal caso. Però non è che uno guarda gli idea store e dice ah, mi piace e lo copia, come se non funziona in quel modo. Quindi pensiero critico, consapevolezza, tutte cose che si imparano con l'impegno e che riguardano anche noi, noi comunità accademica. Come si fa ad aggiornare? È difficile, però ci sono anche casi difficili, no? Tutto si può semplificare, no? Non ci sono solo le cose semplici, ci sono anche le cose complesse. Quando c'è una cosa complessa bisogna confrontarsi con questa complessità, con cautela, con circospezione, dire bene, questo è un problema complesso, qual è la migliore risposta che possiamo dare? E fare questo tentativo che a volte viene meglio, a volte viene peggio e così via. È una fase a me piace molto questa anche. ¿Cómo solucionaría usted este problema que le voy a plantear? En una biblioteca, como puede ser la de esta facultad, que alberga documentación de todo tipo, incluido la documentación musical, pues hay un espacio para el estudio, hay una hemeroteca, pero si un alumno, por ejemplo, coge una obra de referencia que no puede sacar de la biblioteca, y es una documentación musical y no es un tipo de música que sea muy conocida, que pueda ser escuchada, sino trozos de partitura que él quiere experimentar y cantar él mismo para saber,
está haciendo una consulta y lo quiere cantar. ¿Qué espacio crearía para que esa persona pudiera pasar de un espacio a otro sin molestar? Io posso parlare in italiano, ma l'ho dimenticato un pochino. Allora provi, è meglio. Piano piano posso parlare. Sì, sì. Prego. In questa università ci sono molti documenti musicali. Musicali. L'opera spagnola, l'opera italiana. E se io faccio cantare una particella, una partitura, sì, partitura. Sì, sì, ho capito. E non posso farlo in nessuna parte della biblioteca. Okay, no, no, ho capito, l'avevo capito. Ecco, quello che volevo, che non ho detto prima perché non ho descritto tutto il progetto di Monza, lì abbiamo previsto una area della biblioteca dedicata alla musica, quindi è un'altra. Ma io questo anche a Pistoia. No, ma anche a Pistoia c'è così, quello, capito, io a Pistoia ho avuto la fortuna che c'erano più soldi, abbiamo speso 13 milioni di euro, tanti soldi, però uno degli spazi era un'area isolata, come nelle sale prove, c'è una, non mi ricordo come si chiama, c'è un, del materiale che isola così, ecco, questo. È isolante. Sì, con delle punte, non lo so, quella è la risposta deve essere... costruttiva, e basta pensare a uno spazio isolato acusticamente in cui i giovani fanno la sala prova, in questi modelli è previsto, non ho detto tutti i dettagli, ora vi ho descritto un po' le linee generali, però credo si intuisce, la risposta è fare uno spazio isolato dove il cantante prova, lo strumentista prova e così via, non è che ci vuole molto, costa un po', ma non è capito, potrà... Sono poche migliaia di euro isolare un ambiente e questo no, è, questa è la risposta di quel mix di elementi che vi dicevo, no? Quindi avere uno spazio studio intensivo, uno spazio, perché una biblioteca generale ha questo nel suo DNA, deve offrire a tutti la possibilità di accedere a quello specifico contenuto informativo. Nel caso della documentazione musicale uno non può solo guardarla. A volte uno può volerla guardare, altre volte può volerla eseguire. Questo è un progetto che stiamo facendo a Torino in una biblioteca speciale di musicale che si chiama Biblioteca della Corte. Come provare, capito, a creare spazi, spazi tipo quelli che le dico. Quindi la risposta è questa, basterebbe avere uno spazio, uno dice vai lì e uno suona, canta, fa quello... senza disturbare gli altri, no? La biblioteca musicale spagnola c'è stanza per cantare, per toccare strumenti, ma la biblioteca pubblica o la biblioteca universitaria no. Sì, però queste sono scelte, capito? Sono quelle scelte di cui abbiamo detto, in questi progetti qui, almeno quelli di cui vi ho parlato un po', sono previsti spazi di questo tipo, quindi lo spazio in cui si fa musica, un atelier di cose creative, pittura o cose di questo tipo, uno spazio libero in cui si può fare quel che si vuole, yoga, danza, capito? Quindi essere inclusivi, secondo me, vuol dire organizzare lo spazio in modo da poter includere queste forme in modo che non si disturba, perché il problema è quando chi fa danza disturba chi vuole studiare, questo è il problema, e se uno non ci pensa prima, come non si è pensato alla questa biblioteca, vuol dire star tutti zitti e silenziosi. Ora, come, cioè, una città dinamica, piena di energia come Madrid, come si fa a dire alle persone ora lì state tutti silenziosi, zitti, fermi? Non può funzionare, infatti non funziona, perché è come respingere la vita, no? L'abbiamo detto, se è un organismo che cresce dobbiamo dargli modo di crescere a questa biblioteca, se no rimane ferma, statica, triste, ripiegata su se stessa, e alla fine meno soldi, meno risorse, meno personale,
e si attiva un circolo vizioso che poi marginalizza le biblioteche. Lì si gioca la partita della restituire vitalità a questo, cioè a farlo riemergere, se no sprofonda, è pesante. Ya, pero es que todo está en relación al concepto de que se tiene de biblioteca en cada lugar. Entonces, yo en los municipios, los pueblos que aquí de Madrid, se crea la casa de la juventud, como sí, sí, lo son, la sí, casa sí. De la tercera edad. Y entonces la biblioteca es como para estudiantes. Lo son. Entonces no se habla. Entonces, no se habla de las distintas instituciones. ¿Lei vive aquí? Sí, lei. Se habla a veces. No, voglio dire, lei vive qui a Madrid. Sì, sì, ma sì, guardi, sì. In Italia è così, nelle grandi città è così, case della cultura, centri sociali, ma questo è perché anche la biblioteca, che si autointerpreta, secondo me, in modo troppo tecnico, non sa competere con efficacia su questi tavoli. Quindi c'è lo spazio per i giovani, lo spazio per gli anziani, lo spazio per... E poi alla fine chi ci va? Capito? Alla fine non ce l'ha più nessuno, solo... È un altro rischio che c'è anche a Torino, solo i segmenti deboli della società. Quindi gli immigrati, gli anziani, non so se anche qui è così, i clochard, per esempio, a Torino ci sono molti... Che è un tema delicato, naturalmente, vanno accolti anche loro, ma... Capite? Forse non è la biblioteca uno spazio di inclusione sociale in cui arriva il clochard, sì, ma che il bibliotecario che cosa gli può fare al clochard? Che... E questo accade anche in Italia, produzione di case, centri, modelli, è un'ulteriore espansione, se ci pensa, di quella frammentazione di punti di vista di cui abbiamo parlato. Quindi tutti proliferano. Estendendolo al campo delle politiche culturali è ancora più complesso di questo campo che riguarda le biblioteche, però certamente se la biblioteca si intende solo come organismo tecnico non può competere, non ha possibilità, è proprio darwiniano il meccanismo, non può competere in un ecosistema complesso come quello di una città ricca, densa, che produce molte cose come Madrid o come Torino, come Milano, cioè non basta, ripeto, il catalogo o il libro di narrativa di consumo. È una partita però, almeno mi sembra molto interessante da giocare, no? Come obiettivo. Ahí persiste un tipo de biblioteca, sí, pero Chile, la Biblioteca Pública de Santiago, tiene todos sus espacios que usted dice, para los niños, casi como en un subsuelo, y allí va subiendo, donde pueden hacer ruidos sin molestar al resto de las personas, hay un espacio para las personas de la tercera edad, para hacer yoga, para el cine, hay un espacio que se llama Más 18 con la literatura para ese tipo de personas. Sí, sí, edad. Sí, certo, sí, sí. Hay salas para cursos, incluso le comentaba a ella que hay personas hasta que van a aprender a bordar, a tejer, es decir, todos los espacios, es fantástico. No, ma infatti io conosco non molto ma un po' quelle latinoamericane. Secondo me questi problemi di cui parlavo io riguardano di più le biblioteche dei paesi europei. Questo è un problema più tipico dei nostri problemi europei, quindi la relazione tra passato, cioè memorie, perché poi la realtà che conosco meglio, quella europea, diciamo, no? Però so, le ho viste un po', lì tiene di più questo spazio inclusivo, ma ho visto anche, dove abbiamo visto? A Bogotà, quello che avevi... Biblioteche che si stanno costruendo in Colombia. In Colombia. Sì, ma credo che da lì c'aveva un libro lei, gli abbiamo dato un'occhiata, quindi secondo me nell'area latinoamericana forse, perché lì credo sia più forte questo... interpretazione anche un po' etico-politica della inclusione. Qui in Europa è molto più... No, io poi conosco quella, Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna, questo, anche l'estero conosco poco, non so cosa facciano in Balcani e... Quindi penso in realtà a un'Europa che è quella di questi assi qui,
l'asse, e in particolare mi interessa, come forse avrete capito, questo asse mediterraneo, che non è quello della public library classica, ma è quello, non a caso è venuta fuori questa ipotesi di progetto, diciamo, Italia-Spagna, ecco. Basta pensare alle relazioni strettissime che c'erano nel secondo Cinquecento tra Escoriale, le biblioteche di corte, capito? Ma quella è un'altra storia, però all'inizio abbiamo una storia comune. Le nostre tradizioni bibliotecarie nascono dalle stesse radici. Quello che fa Filippo II lo fanno poi i Savoia a Torino e così via. Quindi abbiamo radici comuni e ora si tratta di trovare qualche... Insomma, come avete capito, a me questo campo piace, mi sembra, mi motiva molto, lo dicevo anche a Margherita, mi diverte questa fase del, capito, del ragionare su... sull'assieme, il che non vuol dire che ora questa è una fase di sintetica, di presentazione, qua ci sono problemi molto analitici che vanno visti di volta in volta, no? Ma serve anche questo livello della riflessione sull'assieme, se no tutto si frammenta, diventa scheggiato, questi assiemi, come si fa a farli riemergere? Cioè la mia linea è quella del favorire la riemersione, no? Credo sia esplicita da questo punto di vista. ¿Alguna pregunta más? Siempre imagino que si después quieren ponerse en contacto contigo, sí, para cualquier duda, comentario, etc., pueden hacerlo. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.